they won't slow me down. Sono Marco Fedele, brand ambassador di Molinari. E oggi entreremo nel fantastico mondo di Brewed Ladik. Ma prima di entrare all'interno della distilleria, ho sempre pensato che sia da bartender che da cliente, per conoscere e amare un prodotto bisogna parlare e entrare nel mondo interno, quello che può essere la terra d'origine. E sì, proprio la terra d'origine è colei che rispecchia il carattere del distillato stesso. Ci troviamo nelle Islay. Islay è la regina delle isole Ebridi ed è il primo obiettivo da visita provenendo dalla costa atlantica. Un'isola molto particolare, tra nebbia, tempesta e coste rocciose. Ci troviamo nella baia di Loch Kindle, dove tutto ebbe inizio, 1881, dai fratelli Harvey. Ma purtroppo, come tutte le storie d'amore, c'è sempre qualcosa che interrompe il cammino fino alla fine. Dopo tante, ma tante chiusure e riaperture, nel 94, quando avevo 3 anni, fu acquisita la distilleria da dei personaggi abbastanza importanti, che credettero nel territorio, e non videro quello che era la distilleria abbandonata, ma pensarono che tutto quanto potesse avere un risveglio. Risveglio che ebbe inizio soprattutto nel 2012, quando da parte di Rémy Cointreau venne acquisita l'intera distilleria. Era un cambio, un passo che doveva succedere con un grosso investimento. E la fortuna è che Rémy Cointreau sposava bene la filosofia che si celava dietro Brewed Ladik, filosofia importante, con delle basi ben solide, ovvero quello del progresso, quindi tramite innovazione, scienza e organizzazione, ma valorizzando sempre quello che è il territorio circostante, ovvero l'isola d'appartenenza. Prodotti in loco con 100% di orzo scozzese raccolto dai nostri agricoltori nelle zone limitrofe, acqua sorgiva proveniente da qualche chilometro dopo la distilleria. Il tutto senza aggiunta di zuccheri, non filtrati a freddo, con una maturazione all'interno della distilleria sulla baia di Loch Kindle. Il primo prodotto che andremo a degustare è il nostro Classic Lady, whisky non turbato. La particolarità di Classic Lady è sicuramente la sua non turbatura. E notiamo un bouquet di fiori molto particolare accompagnato dalla dolcezza dell'orzo. È la morbidezza donata dal legno di rovere. Sul finale abbiamo anche della sapidità donata dalla maturazione in botti vicino appunto alla costa atlantica e delle note agrumate, arancia predominante su tutte. Port Charlotte, whisky fortemente torbato con 50 ppm di torba. Questo whisky è fenomenale, ha un buon connubio tra la cenere che percepiamo sia al naso che al gusto, ma viene smorzata e ammorbidita dalla sapidità e soprattutto dal legno. Perché la particolarità appunto da 10 anni di invecchiamento, dati da 60-75% di botti ex rovere whisky americano e il 25% restante da ex botti di vino francese. Quindi abbiamo una delicatezza vanigliata, percepiamo il cocco del limone, ma con questa persistenza di fumo che ci accompagna fino alla fine, sorso dopo sorso. Oh!
Octomore 9.1, il re della torba, il whisky più turbato al mondo. Sin da subito si percepisce il fumo, la torba, tanta cenere, accompagnato da questi 5 anni di invecchiamento che gli donano delle note vanigliate, anche di cocco, e agrumate. Mirto e sapidità, iodio. Persistente fino alla fine, grazie anche alla sua gradazione alcolica, abbiamo 59,3 gradi. La cosa anche positiva di questo whisky, che è una sfida per la distilleria, è, non essendo filtrato a freddo, abbiamo gli oli essenziali all'interno e quindi rendono il nostro whisky cremoso e viscoso. Quindi rimane al palato e tutti i sentori li percepiamo e continuano a restare sulla nostra bocca per svariati minuti. La particolarità, sicuramente, essendo appunto una sfida, è la nostra release, che ogni anno cambiano. Datate con un numero specifico, quindi fate presto a prenderle.